Allora, secondo video della giornata. Oggi è sempre il 2 di marzo del 2019 e siamo a San Giovanni in Persiceto. Vabbè, qui siamo un po' fuori da San Giovanni in Persiceto, qui dietro c'è la stazione, là sono i binari del treno. Niente, abbiamo fatto la camminata della corte di Re Bertoldo, abbiamo mangiato un sacco di robina buona, siamo in coma glicemico quasi. E siamo venuti a cercare le cache. Due cache ci sono qua da trovare. Dunque, qui una in questo posto, in questo punto. Solo che è dal 2017 che nessuno la trova più. C'è un po' di not found nel log e insomma, dovrebbe essere da queste parti. Ci abbiamo guardato, non l'abbiamo trovata. Adesso non stiamo a perderci 2 ore a cercarla perché penso che non ci sia. Quindi niente, adesso andiamo là nel parco dove c'è il planetario e l'osservatorio astronomico e tutto quanto. E andiamo a vedere l'altra, ma anche l'altra è sempre dal 2017 che nessuno la trova più. Quindi. Allora, adesso siamo venuti che è di fianco al cimitero, comunque c'è l'osservatorio astronomico e qui, cioè là in fondo, c'è i paletti che indicano il sole, Mercurio, Venere, la Terra e poi ci sono tutti i paletti che Distanze vengono relative. sì, in scala, no? Qui ad esempio siamo a Nettuno. Questo è il paletto di così. Ok, questo è il paletto di Nettuno. E laggiù ci sarà Plutone. E adesso facciamo una cosa fichissima. Tu vai là, io vado là in fondo? O al contrario, io vado là, tu vai là in fondo? Va bene, io vado lì, dai. Tu vai là? Ok. Adesso facciamo una cosa fichissima con questi. Ce n'è uno là e uno dall'altra parte. Lì. Che adesso sappiamo cosa sono perché li avevamo visti anche a Parigi. Ci sei? Yuhu! Mi senti? Claudio? Ah, sì, ti sento. Di qualcosa. Parla più forte. Oh. Ciao. Sì, ho detto ciao. Si sente molto poco però. Parla più forte tu. Parla più forte! Sembriamo due cretini. Parla! Parla! Parla più forte che non ti si sente! Vabbè, si sente molto poco. Si sente molto poco. Come dicevo prima, comunque sì, il coso lì sonoro in teoria si doveva riuscire a parlare bene, in pratica non è che si riesca neanche. Comunque, quello che dicevo prima dei paletti è qui c'è il sole, qui c'è Mercurio, qui Venere, qui in pratica è il coso della terra, un po' fuori fuoco. Ok, così. Comunque niente, poi appunto ogni paletto fin laggiù in fondo indicano la distanza in scala del sistema solare. Bene, questa in realtà come cache era una multi, quindi dovevamo trovare vari indizi sparsi là dal planetario e dall'osservatorio e ricavare le coordinate che, vabbè, adesso non è per spoilerare, però puntano qui. E l'indizio era guarda in su. Mi sorge il dubbio che 2 anni fa questo fosse un albero, ancora integro, e per questo l'indizio era guarda in su. Ora, non saprei. E qui guarda in su e in su c'è il cielo. Andare, prendi l'osservatorio, visto che siamo qui. Ma si vedeva prima. Ah, si vedeva. Sì, beh, eravamo un po' più lontani con l'osservatorio. Comunque, niente, vabbè, dai, buona, andiamo. Che. Andiamo.
sta diventando tardi. Eh no, ma non avevo, cioè, non ci speravo proprio di trovarle queste due, l'avevo già detto all'inizio del video, l'avevo detto anche nel video precedente. Ah giusto, c'è questa pianta bizzarra che fa questi frutti bizzarri. Ah, non si legge più la targhetta, perché questo è anche un orto botanico in realtà, tutte le piante hanno le targhette, però non si legge. No, non si. E ci chiedevamo che razza, cioè, di pianta. Non c'è neanche più, c'è solo di qua adesso. Ah, vabbè. Comunque niente. Con questo la nostra giornatina a San Giovanni in Persiceto direi che finisce qui. Adesso torniamo alla macchina. E... un po' fresco. Sì, fa un po' freddo, ma infatti stava tramontando il sole, prima era più caldo, mi sono messa la giacchetta della tuta. E va bene. Poi là dentro c'è proprio il planetario, dentro quell'edificio lì, che ci siamo venuti una sera. E niente, va bene. Con questo è tutto. Geocaching fallimentare, ma l'avevo detto fin da subito che sarebbe stato fallimentare con ogni probabilità. E quindi niente. Ciao ciao!